Ciao a tutti! Oggi io, Davide e Francesca, che come sempre non si fa vedere, ma c'è, siamo venuti a Cittiglio, alla ex conceria Fraschini, che adesso esploreremo assieme. Perciò ci infiliamo il casco, Davide ce l'ha già, ci mettiamo le mascherine e la esploriamo tutta. Oh yeah! Eccomi all'ingresso, questa era la portineria, e questa conceria Fraschini è stata costruita dove nel 1802 sorgeva un antico mulino che apparteneva appunto alla famiglia Fraschini. Durante la prima metà dell'Ottocento fu avviata la lavorazione dei pellami, che andò avanti fino alla chiusura della ditta, perché era appunto lavorazione dei pellami, una conceria. Nel 1925, intanto, Antonio e Ferdinando Fraschini fondarono la società per azioni Conceria Fraschini. Due anni dopo fu aperto un deposito a Parabiago, prima, e nel 1928 un altro a Milano. Oh, spazzatura, vuol dire che ci abita qualcuno. Li vedo vestiti appesi. Ma vediamo. Comunque nel 1930 Ferdinando Fraschini si ritirò, lasciando la gestione a Raffaele Fraschini e al figlio Angelo. E nel 1933 il tutto fu trasformato in società per azioni sotto la presidenza di Antonio Fraschini. Qui hanno buttato fuori un po' di tutto. Eh sì, c'è. Ma mi sa che non ci abitano più, perché si è tutto buttato fuori. Comunque di qua c'è una finestra, ma vediamo più avanti se magari c'è un ingresso più comodo, anche perché qui si cammina proprio sulla spazzatura. Eravamo arrivati al 1933 con la trasformazione in società per azioni. Durante la Seconda Guerra Mondiale e la produzione fu incentrata su forniture per la marina militare italiana. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa fu una delle poche ditte che riuscirono subito a riprendersi, e negli anni 60, 70, 80 la conceria continuò a aumentare la produzione, e nella società entrarono altri membri della famiglia Fraschini. Oh, questi sono tutti pezzi di scarpa. Queste devono essere tutte scarpe che non sono state fatte. Oh. E c'è anche un aspirapolvere d'epoca. Oh, ciò che ne resta. Qui c'è da stare attenti perché ci sono dei buchi, ma si entra. Comunque, nel 1984 Antonio Fraschini morì all'età di 97 anni. Oh, ma qui chiudere la porta. Nel 1999, all'avvio, fu avviata la vendita al dettaglio di articoli e accessori per l'abbigliamento, ma nonostante questo, a causa della concorrenza straniera, della morte e dell'invecchiamento dei membri della famiglia che erano i proprietari, nell'aprile del 2000 la società venne posta in liquidazione, appunto per la diminuzione delle ordinazioni e per la concorrenza estera. Fraschini. Oh, questa qui era dove provavano le selle. Questa era la schiena del cavallo per provare le selle dei cavalli. No, ma questa qui le utilizzavano per mettere le pelli, cioè venivano per dare la piegatura giusta alle selle, no? Venivano proprio per appoggiare la pelle, veniva appoggiata proprio in questa maniera qua, in modo che non prendeva pieghe
e lo chiamavano il cavalluccio perché era proprio lo Sì, la strumento forma è proprio quella, infatti sì. pensavo che fosse per le sarle dei cavalli. Sì. Gli uffici con documenti e tutto sparso in giro. Scempio, scempio. Comunque avevo detto che nell'aprile del 2000 la società fu posta in liquidazione, ma questo stato di liquidazione fu revocato nel luglio dello stesso anno, del 2000. E a quei tempi la ditta contava 27 dipendenti, e a differenza dei 220 che c'erano negli anni 70. Comunque la produzione non andò più avanti e nell'agosto del 2009 la Guardia di Finanza ha sequestrato l'intera conceria e denunciato per disastro ambientale 8 tra proprietari e amministratori. Perché sono stati trovati durante esami ambientali dei livelli di cromo esagerati, il cromo che veniva usato appunto per conciare le pelli, e sono stati ritrovati valori di 78.000 mg per chilo di terreno, quando il limite è 150 mg, quindi una cosa esagerata, ma qui hanno distrutto tutto. Devono essere uffici. Nonostante questo disastro ambientale, nel dicembre del 2017 sono stati assolti tutti con formula piena perché il tribunale ha stabilito che il fatto non sussiste, sebbene i carotaggi abbiano dimostrato che lo schifo c'era davvero, c'era, c'è tuttora, perché non sono state fatte bonifiche, non è stato fatto nulla. È stato solo distrutto tutto, vandalizzato, vedo. Sì, certo, ucciso. Sì, anche perché tutta questa spazzatura, tutte quelle bottiglie, i vestiti che c'erano prima, la bicicletta di là, sono tutti vestiti, una giacca a vento qui per terra. Sono tutti segni di gente abusiva che ci è venuta ad abitare. Comunque, nel febbraio del 2019, ecco qua, la Eccolo la stanza. stanza dove dormiva, con la stufa ingegnosa. Guarda come sarei fatta. Eh Abbiamo un ingegnere qua, eh? sì. Ingegnosa la stufa, col tubo che Accensione. esce fuori, il tubo l'ha chiuso con i mattoni. Non so quanto fumo uscirà fuori, comunque. Sì, anche perché dovrebbe andare verso l'alto, non verso il basso. Però almeno ci ha provato. Sì, dai. Comunque, nel febbraio del 2019 anzi, novembre del 2018 sono stati stanziati 50 milioni di euro dalla Regione Lombardia per la bonifica del terreno e delle aree contaminate, compreso il torrente che passa qui di fianco. Però nel febbraio del 2019 si è venuto a sapere che tutti quei soldi, 50 milioni di euro, serviranno solo per lo studio preparativo, mentre i lavori per la bonifica dovranno trovare altri finanziamenti e non si sa quando e se partiranno. Intanto il sindaco teme che una volta effettuata la bonifica a spese dei contribuenti, i vecchi proprietari, che da 19 anni se ne fregano proprio di questo posto, e tornino indietro e reclamino l'intera proprietà, il tutto a spesa appunto dei contribuenti. Di qui ci sono delle scale che salgono, quindi poi vedrò di salire. Ma prima giro di qua, perché questa era un'ala. Qui è da dove siamo entrati e di qui c'è tutto questo laboratorio.
resti di una bilancia. Certo che qui ormai hanno vandalizzato tutto, proprio pure la bilancia portata via. E ormai da come è messo tutto non si capisce più neanche che reparto fosse e cosa ci facessero. Oh, dei campioni con i vari lavori, i vari tipi di lavorazione. Queste sono bordature per le scarpe. Vietato l'ingresso ai non addetti. E io accedo, ma che grosso che è. Che grosso che è sto posto. Ah, e di qui ancora va avanti. Wow, ma immenso. E qui altre scale che salgono. Montacarichi che andava da di là, da di qua, e di un altro cortile interno. Wow. Qui sono tutti i ritagli di pelle. Tutti i ritagli e campioni di pellame. Qui si vedono perdite e sversamenti di oli non meglio definiti. Non è una bella cosa. Coloranti probabilmente, vediamo cos'è. Lustratop NDE. Che non so proprio cosa potesse essere. Questo probabilmente era un macchinario per il taglio. Cosa poteva essere questo? C'è un rullo di là. Sì, probabilmente una taglierina. Sì, una taglierina per tagliare appunto. Bella grossa. Sì. Molto grosso. Cose industriali. Cose industriali facevano, guarda qua. Guarda qua cosa. Biochimica. Bicarbonato. Vabbè, bicarbonato di sodio non è così. Almeno questo non è così inquinante. Sono quei bidoni là che. Chissà che schifo, cioè tutti coloranti, porcherie. Beh, meno male che sono chiusi. Beh, no, alcuni sono aperti, se vedi di là in fondo è tutto colato. Colato giù per bene. Ma comunque stavo vedendo che è immenso questo posto, ci sono capannoni a destra, capannoni a sinistra, sì. Tanta roba. Sì, perché si è espanso nel tempo, negli anni. E sì, è andato avanti 198 anni di produzione questa ditta. Questo? Una cassaforte. Sì. Come la chiave non gira neanche. Oh, però la combinazione gira. Sì, ma... Sì, ma se guardi dietro hanno aperto. Quindi si vede che hanno fatto una piccola... Ah, ecco, una piccola rapina. Sì. Eh sì. Tra l'altro tutto in cemento. Da calendario. E questa cos'era? Una falciatrice un po' grezza. Ah, qui devo stare attento perché c'è il legno dove sono sopra che marcio.
Questa qui probabilmente era l'officina dove riparavano gli automezzi, perché gomme Fulda, i postri calendari delle gomme, questo qui è il pozzo per la manutenzione, qui dove arrivava qualche materiale, magari questo era un segnasse di un camion. Ma questo qui penso... O un rullo, sicuramente era un rullo. Sì, sono quei rulli che poi venivano rettificati. Bidoni, bidonazzi. E di qui siamo all'aperto. Ciò che resta di carrelli marci. Quindi, bene, almeno questo pezzo l'abbiamo visto. Io proporrei, saliamo di sopra, visto che là c'erano delle scale, e poi vediamo anche il resto. Intanto faccio delle foto qua sotto. Oh yeah! Ed eccoci arrivati alla scala. Buio, accendo. Nulla di interessante, ma... un magazzino di posto. Com'è fatta lì? Tutta chiusa? Saliamo. Questa però è bella, massiccia, resistente. Almeno qui non rischiamo di cadere di sotto. E c'è un piano di sopra altrettanto immenso, e attenzione, si sale ancora più in alto, ma prima vediamo qua. Questo è il montacarichi di sotto. Questo è il montacarichi di sotto. Quello che c'è anche di sotto, qui dovrebbe esserci anche dall'altra parte la porta. Infatti, e qui qualcosa c'è. Una pressa. Sì. Questa è una pressa che dava la forma alla pelle. Sì. Alla pelle. Per fare. Veniva messa lì dentro. Poi magari avevano stampi con forme diverse. Interessante. Vietato portare anelli. Eh sì, perché se resti incastrato dentro, so cazzi. Oh, e qui c'è altra roba. Una linea lunga. Un aspiratore questo. A me sembra una linea che comincia da là in fondo, perché di qui aspira, quindi questa è la fine. È tipo asciugatura della... Sì, infatti, qui cosa dice? Accensione corretta della macchina avviene mediante l'inserzione individuale dei pulsanti, no? L'errata di inserzione può causare guasti, raffreddamento, trasporto, aspiratore spruzzo. Ah, magari qui facevano gli spalmati, la finta pelle... gli spalmati e qui li facevano asciugare, però non mi sembra un rullo, di solito sono piani. No, ma vedi il ah, da sotto non era è vero. Un rullo, era fatto proprio con un filo che poi si vede che sì, li sì, ah, è vero, perché passava da sotto. Le appoggiavano in modo le appoggiavano da sotto e da sopra era solo l'aspirazione. E poi loro le potevano spalmare, le potevano colorare e asciugare. Questi qua tra l'altro avevamo visto cose simili alla fonderia quella Legnano vicino Antenna 3, che però le usavano per raffreddare lastre di metallo, però sì. Il principio è lo stesso. Con la ventilazione. Sì, va. Tra l'altro sto reparto qui molto probabilmente li conciavano le pelli, cioè c'erano delle vasche e sono rimasti tutti i ganci. Eh sì. E beh, alla fine era una conceria questa. Sì, sì. Questa era una macchina che avevano montato negli anni 50-60. E gli anni più prolifici, più produttivi della ditta sono stati anni 50, 60 e 70.
quindi è probabile che siano macchinari. Sì, sono portati dalla lavorazione manuale della macchina, perché giustamente poi anche in quegli anni cominciava la manodopera a costare. Qui probabilmente c'era un'altra fila di macchinari che veniva giù con, sì. Con tutte le tubazioni. E di qui una fila lunghissima, un'altra pressa lì. E sì, qui era tutto per far asciugare in modo veloce. Sì, guarda, questo era il filtro. Sì, il filtro dell'aspirazione. Sì, questa era tutta asciugatura anche qua che passava sotto. Eccolo qua, non sotto. Passava dentro qua, all'interno da qua, tutto il materiale. E questa era una fila per asciugarlo. Un'altra gigapressa. E questa sembra anche più sana, almeno quella sopra da tutti i manometri rotti, l'altra. Questa invece no. E poi questa linea immensa, lunghissima. E di qui si va avanti. Questo era probabilmente il forno di asciugatura, quello generico, perché è tutto chiuso così. Wow. Che posto. Questo qui doveva essere un essiccatoio gigante. Sì, questo è proprio dove li attendevano e lasciavano lì attaccate per ore. Ore, magari anche giorni. Sì, anche giorni, sì. Gigante, immenso. Là era una cosa più veloce. Dove c'è la pressa, no? Tornando alla pressa, che adesso siamo andati un po' avanti, ecco, con quelle presse loro facevano questi disegni che poi qui sono poco accentuati perché sì, erano due pezzi che c'erano lì, ma poi facevano anche dietro, il disegno. E dietro, infatti. No, però sì, è pelle vera questa. Sì, no, è pelle vera. Però gli facevano su la pelle vera, sì, per fare la goffratura, la goffratura, esatto, che poi veniva fatta tipo come se fosse anche come per il coccodrillo, sì, per sì, dire, no? Anche se usavano pelle non pregiata. Esatto, gli facevano quei disegni e con la pressa lì venivano. Qui ci deve essere qualcos'altro, però non si sa più cosa sia, cosa fosse. Questo posto comunque è proprio immenso, di là va avanti. Non finisce più. Cavolo, non finisce più davvero sto posto. Poi di solito il piano superiore i piani di sopra sono più piccoli dei piani più bassi. Questo sembra più grande addirittura. Sì, comunque qui sono tutti dei reparti dove lavoravano tutto a mano, proprio un pezzo alla volta. Perché poi li attaccavano, facevano. Beh, questi sono i cessi. Diciamo che era la parte sì. Questi non cessi. Sì, sono i cessi, sì. Ma lì vedo altri cavalli. Carico massimo del solaio 500 kg a metro quadro. Ah, perché qui ecco appendevano tutto e la pelle pesa. Qui è la stanza lì dove eravamo prima con l'essiccatoio gigante. Bidoni messi qui a raccogliere acqua inutilmente, perché essendo strapieni. E però almeno è solo acqua. Ma questa qui dici che l'ha messa qui per raccogliere l'acqua a marcia, o l'ha messa quelli che ci dormono dentro per avere qualcosa da bere? Potrebbe anche essere. Certo che bere l'acqua che viene giù dai soffitti marci, raccolta in quei bidoni così. Ma qui c'è una bottiglia strana di, non so
fatto così, eh. Sarà qualche birra. Ma no. Rino Ficini. Sì, la birra era una birra, ma sopra c'è scritto attenzione, svitare prima dell'uso. Quest'olio serve per oleare leggermente il rullo Naxos una volta al giorno la sera quando il rullo è caldo. Non è necessario proseguire oltre la presente bottiglia. Vabbè. Speriamo che non se lo vedi qualcuno per sbaglio. E qui diramazioni su diramazioni. Questo qui deve essere un altro essiccatoio, dici? Sì, ma questo deve essere storico, deve essere qualcosa. Sì, quello era più moderno. Sì, questo qui proprio avrà. Ma non so se è un essiccatoio. Sì, questo qui. Cacchio, ha fatto proprio. Sì, fatto proprio. Pavimento di legno. Praticamente qua usciva fuori il calore da sotto, vedi, da queste bocchette qua, a seconda delle esigenze loro le aprivano, le chiudevano. Questo è proprio il siccatoio d'epoca. E probabilmente qui c'erano delle griglie, le hanno portate via, però in realtà... Eccole qua le griglie, ne è rimasta una. Eccola lì, si vede. Eh sì, era un siccatoio anche questo. E se tu vedi, addirittura... I legni che utilizzavano per... Cosa? I legni, vedi qua, questi legni che utilizzavano appunto per attaccare la pelle, per fare... Eh sì, tutti i bastoni. Molto probabilmente li attaccavano per... Sì, ci mettevano su tante pelli e poi esatto. Li attaccavano a quei ganci da sopra. E tutte cose comunque lavorate, nel senso... A livello proprio, guarda qua, da questa parte vedi proprio... Sì, sono fatte proprio, si vede che sono state raddrizzate tutte per essere usate come bastoni, appunto, per appendere. Infatti è una cosa, secondo me, molto vecchia. Sì, questa roba... Tra l'altro, se vedi, le finestre sono modificate per evitare di rompere i vetri, poter vedere dall'esterno, magari... La situazione. Sì, comunque questo è proprio d'epoca, perché se vedi anche... Guarda anche la parete di qua. Sì. Anche la parete, proprio... Mezzi pieni, mezzi forati. Sì. E di qui si torna fuori. Oh. Qui c'è anche il tetto con tutto il camminamento attorno. Wow. Ma prima vedo di qua, stare attenti perché questa era una bilancia, sì. Dove pesavano sui carichi, infatti ecco qua quello che resta della bilancia. Certo che per essere abbandonata da solo 20 anni è messa proprio male. Un carrello sfruttato come tavolo. Che cos'è? E sopra guarda che file di ganci. Sì, dove appendevano tutta la pellazza. Perché qui è proprio la parte più storica dove di lavorazione. Quindi. E in fondo lì finirà. Montacarichi. Bloccato qua. Oh, e qui ci sono scale che salgono al piano di sopra, perché c'è... Ah, queste sono le scale di prima dove non siamo saliti, ma c'è un altro piano. Io salgo. E qui c'è un cartello un po' particolare. Un cartello dove? Sì, guarda lì, prima di... manovrare il montacarico, prima di asciugare le mani, cos'è? Avevano perdite di corrente? Sì, tra l'altro è buffo perché ci sono i galletti qua, molto ovviamente l'asciugamano era proprio incastrato, sì, qui. Sì. Pensa, e può darsi. Vuol dire che l'impianto non era proprio il massimo. No. Ehi. Il problema di dispersione. Io cado. Io salgo qui, essendo d'acciaio dovrebbe tenere tutto. Viene
tenere il piede un po' a destra e a sinistra, perché sì, perché è tutta rugginosa. È un po', diciamo, assorbita la spessore della maniera. È mangiata dalla ruggine. No, però si sale, dai. Ah, finito qua. Qui c'è la cabina del montacarichi. Tutto qua. Cabina del montacarichi, però... Però, certo. C'è anche una bella visuale, dai. Sì, qui... c'è la panoramica su tutto il capannone. Allora, faccio qualche foto qua e vediamo il resto. Oh yeah! Quando prima siamo saliti a questo piano, siamo venuti su di qua, ma da questa scala probabilmente c'è sopra solo il motore del montacarichi, quindi vediamo da questa parte cosa ci sarà. Naturalmente saranno solo altri reparti produttivi, come qua che ormai non c'è più niente. Tante file di ganci in alto per appendere la pelle. E basta, infatti, un capannone vuoto. Ah. Altre scale con dei bagnetti di sopra che portano al piano di sotto. E di qua? Di qui doveva essere un archivio, infatti. Documenti su documenti, tutti accatastati qua. Che scempio. Però... ora io ci passo sopra, tanto ormai. Ecco. Quella lì. Questa... è la portineria da dove siamo entrati. Là in fondo si vede anche la mia macchina. Oh yeah! E questa è un'altra ala che non abbiamo ancora visto, ma ci andremo. E poi c'è un'altra ala dall'altra parte. Quindi... ce n'è da vedere. E capisco anche perché questo posto aveva un giro di affari così. No, qui sono messi in ordine. In ordine, sempre accatastati, però documenti bene, visto anche questa parte. Adesso finalmente vediamo le altre ali, quella fuori di lì e quella dalla parte opposta. Ed eccoci di nuovo qui dove c'è il montacarichi, e questa parte prima non ci siamo venuti. Bottiglie da tutte le parti. Questo è chi ci abita. Qui sento odore di cibo andato male, chiodi di garofano, olio bisunto, resti di una cuffia, gusci d'uovo e del pane. Il casco da bicicletta, visto che giù c'è la bicicletta, borse, sì, qui è gente che ci abita. E di qua? Temperatura, acqua calda. Sì, si era uno scambiatore per farla acqua calda. Ma di qua? Oh, reagenti, solventi. Vietato usare, fumare e usare fiamme libere. E beh, alcol etilico, danger, acido nitrico, cera, beiderma, non so cosa sia, tutte robe. Acido idroclorico, idroclorico anzi, carlo erba, alcol etilico, vabbè, carbonio solfuro. Interessante, cioè proprio... sì, questo era proprio il laboratorio chimico. Ottimi prodotti. Non ho capito come mai
siamo andati a posto quando siamo entrati dentro qua. Mi sa che... No, è che fa caldo, mi manca un po' l'aria. Fa proprio caldo, cavolo, ma qui è proprio... Perché abbiamo la mantra tutte e due, quindi... Sì, sì, ma non è... Tutte queste cose disperse, già io sento un odore strano. Sì, ci sono odori strani, tutte queste robe disperse non sono una bella cosa. Che altro, sai cos'è? Guarda, bottiglie aperte di acido nitrico. È questo che ha l'odore evaporato, lasciato, rimasto nell'ambiente. E si sente, cavolo. Ma pieno di ste cose qui, deve essere un bagnetto. E questo è un altro ascensore montacarichi. Chiuso, sigillato, che non si apre. Anche perché vedo che ci sono le corde, quindi deve essere al piano di sotto. Ma di là ho visto che c'è altro. Per esempio, di qui altri bidoni, tutti lasciati. Bidoni, oh, e questi sono tutti campioni di pelle. Ah, anche qua. Pure pelle bella. Questi erano pezzi di scarpa. Se, almeno la forma sembra quella. Sono, magari sono solo campioni messi qui. Ritagli. Sì, però non è più capace di cucirli, lavorare. Sì, sì. Guarda, fai sai, a scuola facevamo, sai, coi buchi e poi passavi la corda, i portasigarette da vendere. Sì, 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 sì. Quanta? Tutti campioni di pelle. Sì, ma devi avere la pazienza di sorridere. Eh sì. Ma che bello. Poi il bello è che è tutta pelle vera, non è roba, sì, sì, sai, gli spalmati, plasticoni, no, no, tutta pelle vera. Sì, sì. La pelle vera. E allora procedo dall'altra parte, che anche di là, qui è dove eravamo sotto prima, infatti. E di lì dobbiamo ancora vedere, ma mi sa che si esce per andarci. Ah no, di lì ci siamo già andati, ci siamo già stati. Oh, che complicazione, è labirintico questo posto. È grosso. Ma di qua c'è un altro reparto, se non sbaglio, che ho visto che c'era la porta chiusa. Ah no, niente reparto. Sono altre scale che scendono giù e basta. E allora niente, e allora anche di qua. Mi incastro. Anche di qua abbiamo visto tutto. Faccio un paio di foto di qua e procediamo con il resto. Oh yeah. Ritornati nel capannone principale, lì è dove c'era l'essiccatoio, quello d'epoca, qui dove c'erano tutti i cavalletti, c'è questa parte che non avevamo visto. Wow, e sti cosi, attenzione, comandi a distanza, sì, ma sembrano tanti tubi dove passava l'aria. Sì, sono le manichette filtranti. Perché... Quindi per filtrare l'aria, dici? Per l'aria, sì. Qui c'era la cinghia che faceva andare tutto, ormai distrutta. Ce n'è una qua, una là, un'altra là e magari anche nell'altra stanza. Quindi qui cosa facevano? Purificavano l'aria, no? Su questi tre cosi per tutta la vita, no? Magari c'era qualche lavorazione e dovevano... Sì, in effetti quello è vero, perché lì ci sono segni, resti di altre macchine che non si sa cosa fossero, quindi non si sa neanche in che reparto fossimo. Si sa che qui è andato fuoco a qualcosa. Questo doveva essere un magazzino. Ma qui sotto si sente il rumore. Oh, bello questo. Del torrente Boesio, che è quello da cui in origine la ditta,
prendeva energia e che faceva andare il mulino. Eccolo qua. E questo torrente andrebbe bonificato perché ci sono tutti gli scarichi di questa ditta che colano dentro, assorbiti dal terreno. È un vero peccato. Ma adesso dovrebbe andare quello lì che sto inquadrando, dovrebbe essere i resti del mulino, perché se lì c'è il salto, lì è dove c'era il mulino antico. E adesso usciamo e andiamo a vedere. Eccoci ritornati dove c'era il montacarichi, e di qua ci sono le scale che scendiamo per andare al piano di sotto, che ancora non abbiamo visto perché noi siamo entrati dall'altra parte. C'è anche una cantina qua, sembrerebbe. Quella lì dovrebbe essere una cantina, se questa è una piano terra. Un bagno. Eh sì, c'è piano terra. Infatti c'è anche un altro piano più in basso. Sino a qui mi sa che davvero non c'è più niente. Questo è proprio svuotato tutto e basta. E anche qui c'è una puzza, puzza di conceria, quella è rimasta ancora. Ma attenzione, perché qui c'è un altro super capannone più in basso, che è quello da dove si scendeva con l'altra scala. Questa tosse non è bella. E qui si va al buio totale. Qui magari c'è una scala, no, c'è proprio il dirupo qua. E qui altra roba ammassata di cui non si scende, bisogna passare da fuori. Comunque anche qui c'è. Tutta roba qui ammassata. Che schifo. Quella che dovrebbero fare la bonifica. Ce n'è qui da bonificare. E poi lì avanti sono due stanze, che saranno altri due essiccatoi giganti. Beh, non si capisce. Intanto faccio un po' di foto qua e torniamo indietro poi. Torniamo indietro e vediamo il piano di sotto, anche perché qui non c'è più niente. E al piano di sotto si scende da qua. Beh, volendo si potrebbe anche fare un salto, ma non ci tengo. E poi qui c'è questo capannone gigante. Allora, prima vediamo di lì, che sarà solo una stanza. Sì. Sarà solo quella stanza lunga come questo pezzo di capanno. Ma di là ce n'è ancora. Ma quanta roba c'è! Quanta roba c'è! È immensa! Una super cisterna. La sabbia, polvere per terra. Non so cosa sia. Dei pesi. Belli pesanti. E qui niente, finito? No, c'è un telo che è stato aggiunto. Si va avanti.
altre caldaie. Qui siamo all'inizio del capannone, quello di fianco, ma che è immenso, mi sto quasi per perdere. E di qui si esce ancora, e c'è un altro capannone, prima vediamo davvero questo. Ah, ecco, qui è dove c'erano le vasche di prima, quelle che vedevamo dall'alto. Sì, sono proprio vasche. Vasche dove colavano, pucciavano i materiali, magari per tingere, non lo so, per smollare la pelle. Beh. E qui è dove ci sono tutti i bidoni che abbiamo visto prima dall'alto, da lì sopra. Sono stati tutti macchinari, ma è stato portato via tutto. Ah no, uno c'è. Probabilmente un rotolo. Palmava. Non lo so, non so cosa potesse servire. Sì, sicuramente qui sopra era un rullo dove veniva fatta passare la pelle, ma beh, qui cosa c'è? Infatti, filo, arresto, emergenza, ma non si sa per cosa. Che poi questo sopra sembra quasi un bilanciere rotante. Sembra quasi una cosa che giri con imperniata in mezzo, ma così non è, perché non c'è nessun perno in mezzo. Quindi, vallo a sapere cos'è sta cosa. Ma vediamo più in là. Mamma mia che... puzza di roba sintetica. E anche qui ci devono essere tutti dei macchinari che non ci sono più, è stato asportato tutto. Ma lì in fondo si esce all'aperto e magari riesco a respirare. Oh cavolo, sto camminando su un ammasso di schifezze colate giù per terra. Bello, tutti ondulati di Eternit venuti giù, bella roba. E qui c'è sta super cisterna. Allora torno indietro e vedo l'altra parte di questo super capannone. Eccoci ritornati dove c'era la macchina indecifrabile, e di qua il capannone continua. Qui ci sono altri cavalletti, ma fatti in modo diverso. E anche qui altri bidoni, anche qua tutto questo fango per terra. Non è fango e basta, è tutto materiale rimasto qui, scaricato, abbandonato, che sta colando nel terreno, che se lo assorbe tutto. E pensate, 50 milioni di euro solo per fare lo studio preventivo per la bonifica, che non si sa neanche quando e se verrà fatta.
questo un altro essiccatoio, no? Cos'è? Velocità, avanzamento, barre. Vediamo se c'è scritto qualcosa che faccia capire. Totale bastone, autocounter. Verificare colore pelli al nostro sheet con campionario e scrivere sulla striscetta. Essiccatoio forni, infatti. E anche questi erano belli grossi. Tutto il materiale veniva messo qua sotto, girava su e veniva messo a seccare lì dentro. E il giorno dopo tornava giù dall'altra parte. E questo era il punto di raccolta. Ma di là c'è anche qualcos'altro. No, solo resti. Eccola qua, pelle colorata, verde, rossa, che bella. Peccato che ormai stia marcendo tutto. Quanta. E questa odora pure di pelle buona, non di schifezza. Questo deve essere un altro essiccatoio che ormai non c'è più. Ma ho visto che di là ci sono altre scale. Da questa porta qua. Altre scale che vanno verso l'alto. Ah no, vanno dove eravamo prima, esatto, sì. Dove siamo passati prima, quindi niente di nuovo. E allora, sì, esatto, dove siamo passati prima di. Allora faccio fa qualche foto qui e poi ci resta proprio davvero solo uno, un capannone fuori da vedere. Visto che Francesca mi ha ordinato di salire sull'essiccatoio, che ci dovrebbe essere qualcosa di interessante, io salgo. Essiccatoio, un po' ballonzolante il ripiano qua. Sì, sto sui bordi. Wow, ci sono ancora dentro le pelli. Dici che mi tiene qua? Sì, però tu vedi che c'è Sì, il sì. pezzo, Ci stai vicino. sono ancora le pelli, che belle pelli. E ormai secche, sono diventate di legno. Wow. Ecco, le appendevano così. E stare insieme a loro a seccarsi qua dentro non doveva essere divertente. No. Sto sui bordi, un paio di foto anche qua. E poi vediamo davvero le ultime cose. Ed eccoci di nuovo nel corridoio, qua nel piano sotterraneo dove c'era la caldaia, dove si scendeva prima. E di qua ci sono altri capanni. Ma di sopra ci siamo saliti però, se non sbaglio. No, ci siamo fermati di sopra di là. Sopra qua, sì. Di qui a destra no, non siamo andati. Acido solforico durante il carico del serbatoio, usare guanti e visiera. Quindi questo deve essere acido solforico. Sì. Il bidonazzo di acido solforico qua fuori. Carino. Passaggi di tubazioni. E qui sentendo il rumore dovremmo essere proprio sopra il fiume, ma qui sì che sta marcendo tutto. Là, con le armature di fuori e tutte arrugginite Ormai e qua. fatte pure a pezzi che vengono giù. Qui non è solo da bonificare, ma è da demolire, mi sa. E qui infatti
siamo proprio sul fiume. Che bello. Peccato che assorba tutte le schifezze della fabbrica. Una scatola allarme, vabbè. Vediamo di là. Perché andando di qua doveva essere la parte, quella più antica, in fondo probabilmente dove una volta c'era il mulino, almeno dove c'è il salto, e di solito dove c'è il fiume fa il salto ci mettevano i mulini. Poi in questo caso non saprei, perché ormai qui non si capisce più mica tanto come era la disposizione. Poi è un vero labirinto. No, di qui non si passa. Barili, cisterne giganti. E allora si passa dall'altra parte. Certo, qui dentro è anche proprio buio. Esatto, si passa di qua. Qui probabilmente dove facevano con l'acido solforico facevano girare per smollare le pelli. Non lo so. Però questa girava, c'era anche tutto l'ingranaggio di fianco col motore che la faceva girare. E qui ce ne sono altre. Altre? Sì, qui c'erano tutte le pelli, che poi quando veniva aperto questo bidone, sta cisterna, tra l'altro di legno. E se è legno vuol dire che dentro c'era solo acqua. Sì, sì, questo era, allora era proprio per ammorbidire. Wow, com'è fatta con tutti gli spunzoni che tiravano sulla pelle, la sollevavano, la facevano ricadere, la sollevavano, la facevano ricadere, appunto per smollarla. E poi veniva messa in questi cassoni, tutti traforati, dove l'acqua colava via. E poi andavano avanti con le altre lavorazioni, tintura e poi non so cos'altro. Oh, ma qui si va ancora avanti. Ah no, qui è solo un corridoio, un passaggio in mezzo fra quel capannone e questo che è dove eravamo prima. Infatti, sì, sì, sì. Allora lì finisce, ma non finisce perché qui c'è una parete. Ma qui va avanti. C'è un altro ingresso, sempre all'interno. Oh, sempre più buio. Che posto lugubre. Niente, un semplice stanzone così, magari questo era un magazzino. Anche perché non si vede più niente qua dentro. Peggio dei sotterranei di Mombello. Pi. Ma cosa voleva dire? Oh, tutta pelle. Va, 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 guarda. Tutta pelle in maturazione. Eh sì, maturazione perché stava muffendo. Perché sta facendo la muffa, ma qua, cavolo, quanta pelle. Peccato che abbia fatto sta fine. Quando la conceria fallisce, basta. Basta. Tutto sto materiale, guarda. Pensa quanti animali sono stati ammazzati inutilmente, perché se fossero stati utilizzati, queste sono tutte mucche. Sì. Queste sono tutte mucche, e tra l'altro mucche selezionate per tutte bianche, perché non so se sai, ma le mucche, come i cani, se hanno delle chiazze sul pelo, anche la pelle sotto è chiazzata agli stessi colori. E quindi questo vuol dire che erano pure mucche selezionate tutte bianche. Sì. Sì, perché io ce l'ho una vecchia pelle, effettivamente dove ci sono le macchie dietro è macchiato, sì, sì, ti confermo. Appunto. Eh sì, peccato che abbiano fatto una brutta fine. Che spreco, sì, sì. Beh, ormai sono di cartone, non sarebbero neanche più utilizzabili.
Lavoro peccato. Vabbè, faccio qualche foto qua sotto, anche perché qui è finito, non c'è nient'altro. C'è solo tanto fango per terra. Questo qui era l'ultimo capannone, quello che dà sul fiume, e ci resta l'ultima stanza che era questa da vedere, con anche qui bidoni di scarto, ma interessante questo mega serbatoio. Naturalmente non c'è scritto nulla che faccia capire cosa ci tenessero dentro, ma visto che erano tutti acidi solforidi, acidi cloridrici, qui c'è scritto qualcosa, ma ormai cancellato. Ma qui c'è scritto pompa acido solforico, potrebbe Pompa essere. acido solforico, Ma ecco. qui c'è scritto. E sì, in questa stanza, ma o magari era qualche serbatoio che stava qua, perché vedi che c'era qualcosa qua, Ma magari era un altro comunque. serbatoio. Sì. No, non si capisce neanche più, vedi, c'erano anche tubi Comunque smontati acidi qua. sicuro perché con quei Eh rubinetti sì. quelle cose. Ebbene, e con questo abbiamo visto tutto. Bene, abbiamo visto tutta questa conceria, ormai purtroppo abbandonata da una ventina d'anni. Mi sa che la bonifica magari verrà fatta, ma verrà tirato giù tutto perché ormai sta marcendo. Quindi speriamo che questa esplorazione vi sia risultata interessante. Continuate a seguirmi sui miei canali su YouTube, Two Speed Music and Travels, e il gruppo su Facebook Urbex and Mystery. E io, Davide, e Francesca, che c'è ma non si vede, vi diamo appuntamento alla prossima esplorazione. Oh yeah!